associate del mondo dello spettacolo, Tronigi su Scherzi a parte, Doni sulle copertine, Belè Rodriguez, che dire di più? Che dire di più? Hai detto di tutto? Hai detto tutto buono però, tutto no, bueno. Tutto bueno, muchas gracias. Grazie. È un periodo, no? È un periodo fantastico. Facciamo l'oroscopo di Belè, salute, successo, amore, vediamo quante stelline diamo. Ma ne diamo tante, no, anzi, ne diamo un po' di meno così poi arrivano le altre, così non ci portiamo male. Scherzi a parte, il tuo commento. Scherzi a parte, un'esperienza stupenda in cui mi danno la possibilità di cantare, di ballare, anche di recitare, di ridere, è la cosa che mi piace di più, e ci provo sempre a comunque a portare gioia a casa. Due nomi, Teoma Muccari e Claudia Mendola. Due commenti per i due nomi. No. Teo manda dei messaggi. Guarda, mannaggia. Teo è una persona che mi ha sorpreso molto, perché comunque lo descrivevano in un modo, come succede al solito, e poi quando l'ho conosciuto è una persona con un cuore, dal cuore non le sta dentro il petto. Ci ha provato, la verità. Ma con chi? Ma per carità di Dio, no, è una persona seria, no? Mi sono passato con una donna bellissima, no, sudamericana, simpaticamente, sai come ma fa, no, 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 si scherza, ma sono tutte battute per fare ridere il pubblico. E poi Claudio è una persona pura, una persona molto molto seria, molto professionale, che ci tiene tanto al lavoro, lui studia tutto, lui alla fine diciamo che la salvezza della serietà del programma, perché se no ci fosse lui, con te e io facciamo una tragedia, non seguiamo il copione, non leggiamo il gobo, andiamo avanti, si improvvisa, si fa. Lui invece ci mantiene sempre la calma. Inizio del 2009, non solo per i tuoi successi professionali, anche per le tue storie d'amore, ti sposi o no con Fabrizio? No, te lo vuoi sposare tu? Non male, non è male. No, cosa dici? Non è così facile. Non è male per niente. Per quanto possiamo dire che non ti sposi fino a... Ma no, non mi sposo, non ci tengo così tanto al matrimonio, ci sono altre cose più importanti. Prima viene la convivenza, poi. Ah, certo. E anche preferirei prima fare un bambino, ma con quello che sarà l'uomo della mia vita. Senti, che ancora è da definire. Una battuta di moda, cosa ti piace indossare? Mi piace, sono una molto sportiva, uso tantissime scarpe da ginnastica, un cappuccio, felpa e tanti jeans. Mai, non li tolgo mai, mai, anche tu no, più forte di me, pensa che neanche sull'isola lo tolgo, ho fatto il macello, ho tolto il piercing e si è chiuso il buchetto, mi hai chiesto un capo che non renderei mai, forse, no, il jeans e la canottina bianca, perfetto. Non ne posso fare a meno. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie.